Quello che ho raccontato a un certo punto è una cosa che mi ha sempre molto colpito del colonialismo ottocentesco liberale italiano e non solo italiano, che erano gli zoumani, no? Volevo far capire che uomini e donne dell'America Latina, dell'Asia, dell'Africa sono stati letteralmente messi in gabbia dagli europei. Significa che quando tu guardi qualcuno che è in gabbia, ti consideri automaticamente, chiaramente in modo sbagliato, superiore a quella persona. L'idea di scrivere Figli dello stesso cielo è nata da un vuoto, il vuoto che negli anni ho visto nella manualistica scolastica, quando si parla di colonialismo o in generale degli altri continenti che non sono Europa e strettamente Stati Uniti, Canada, c'è il vuoto, non c'è nulla. E non capire che le linee di quello che ci sta succedendo oggi, cioè la storia di oggi, segue quelle famose linee coloniali del passato, vuol dire non spiegare il mondo ai ragazzi e alle ragazze. Ecco perché ho voluto fare un libro che fosse dedicato anche a una fascia d'età che viene un po' bistrattata, che è quella delle scuole medie, appunto perché le scuole medie hanno proprio dei manuali che secondo me devono essere riscritti da capo a piedi. Nel libro racconto di mio nonno, che è stato appunto collaborava col colonialismo perché alcuni si sono ribellati, ma la maggior parte hanno, come si dice a Roma, abbozzato, hanno cercato di sopravvivere dentro questo sistema brutale che era il sistema coloniale. E io parlo del colonialismo italiano, che è un piccolo tassello all'interno della storia dell'imperialismo europeo, e in questo piccolo tassello parlo di un altro piccolo tassello che è la Somalia. E la Somalia è stata colonizzata dall'Italia, come l'Eritrea e la Libia, e mio nonno in un certo senso è stato protagonista di tutto questo perché lo ha visto. Lo ha visto però dalla parte sbagliata. Noi dobbiamo raccogliere quella storia lì perché ci riguarda sia tutti gli sbagli e sia tutte le cose positive. Quindi il colonialismo secondo me è stato una grande ferita nella storia mondiale, è importante conoscerla. Il colonialismo italiano è un grandissimo rimosso, ma dentro il rimosso coloniale c'è il rimosso dell'inizio del colonialismo, cioè non è solo Mussolini. Mussolini, quando è iniziato il colonialismo liberale, o non era nato o era piccolino. Quello che ho raccontato a un certo punto è una cosa che mi ha sempre molto colpito del colonialismo ottocentesco liberale italiano e non solo italiano, che erano gli zoumani, no? Volevo far capire che uomini e donne dell'America Latina, dell'Asia, dell'Africa sono stati letteralmente messi in gabbia dagli europei. Significa che quando tu guardi qualcuno che è in gabbia, ti consideri automaticamente, chiaramente in modo sbagliato, superiore a quella persona. Questo ha creato un razzismo a livello popolare enorme. E io racconto un episodio nel libro ai ragazzi, che è il primo show di questo genere in Italia, quando vengono portati questo gruppo di Assabesi nel 1884 e letteralmente messi a disposizione del pubblico torinese. Una delle persone appunto, che sono state trascinate a Torino era una donna di nome Khadija, veniva toccata continuamente, il suo corpo continuamente veniva violato. Allora è chiaro che io, parlando ai ragazzi, dovevo raccontare anche queste cose terribili, però le ho raccontate con un linguaggio, diciamo, accessibile ai ragazzi, proprio per fargli capire anche la crudeltà del sistema coloniale, che era una crudeltà agita sui corpi delle persone. Ho parlato anche molto di immaginario. Nel libro racconto le canzoni, ma non soltanto Faccetta Nera, ma anche la terribile Topolino in Abissinia, no? Topolino che va in Etiopia e vuole gassare tutti e dice: devo uccidere tutti questi Mori, lui li chiama Mori, e perché mia mamma ha bisogno della borsetta nuova, quindi io ho bisogno di pelle di Moro. Quella era una canzone per bambini.
bambini. Volevo far capire che quell'immaginario tossico è l'immaginario tossico che è ancora rimasto in circolo. Ecco, per me era molto importante spiegare ai ragazzi che questa storia c'è stata e proprio perché c'è stata abbiamo bisogno di decostruirla e andare avanti, cambiarla completamente, cambiare proprio l'immaginario di ieri perché è ancora in circolo oggi. Io sono molto ossessionata dai luoghi, in tutti i miei libri ci sono questi luoghi coloniali della mia città di Roma. Vorrei risignificare questi luoghi, noi abbiamo bisogno di capirli, prima o poi di capire cosa fare con questi luoghi. Io penso che ogni monumento, ogni traccia, ogni via ha una storia a sé, non possiamo usare lo stesso metodo, però sicuramente ci dobbiamo pensare, no? Non li possiamo lasciare lì nel vuoto più assoluto. Il mio sogno è appunto che i ragazzi e le ragazze facciano questo processo di risignificazione e che magari la cittadinanza poi li ascolti. Io poi spero che questo libro possa aiutare a fare ricerca a scuola su questo periodo storico e soprattutto ricerca all'interno delle proprie famiglie, perché quello sarebbe interessante, che i ragazzi a un certo punto chiedessero dei loro bisnonni: cosa ha fatto bisnonno X in Etiopia? Perché sicuramente il bisnonno X è andato o in Etiopia, in Somalia, in Eritrea. Sarebbe bello far uscire fuori questa storia familiare.